Ciao a tutti. L'anno che sta volgendo a termine è stato un anno che ha messo a dura prova le nostre emozioni, le nostre relazioni e il nostro paese. Questa pandemia sta riscrivendo il nostro modo di vivere, la nostra quotidianità, ma ciò nonostante abbiamo il dovere di andare avanti e di vincere tutti insieme questa grande sfida. E lo dobbiamo fare soprattutto per coloro che combattono in prima linea questa grande guerra sanitaria, ma soprattutto per coloro che sono stati strappati alla vita e all'affetto dei loro cari. Saranno sempre, rimarranno una ferita aperta per tutti noi, ma per l'Italia intera. Finalmente però si intravedono all'orizzonte soluzioni che potranno restituire ad ognuno di noi quel senso di serenità, ma soprattutto l'auspicio di ritornare ad avere una vita normale, pur ripartendo da ciò che abbiamo vissuto. Per tutto questo, auguro ad ognuno di voi di vivere queste festività in maniera molto serena e sperando che l'anno nuovo sia l'inizio di nuovi traguardi. Hashtag andrà tutto bene se stiamo insieme. Pertanto, auguro davvero di cuore a tutti buon Natale, ma soprattutto buon anno, buon 2021. Quindi è stato un anno difficile per tutti quanti noi, per tutti gli italiani e per tutti gli abruzzesi. Noi come Regione Abruzzo abbiamo fatto di tutto per far sentire la nostra vicinanza ai cittadini abruzzesi. Abbiamo messo in campo tutte quelle che erano le nostre possibilità e abbiamo fatto non il possibile, ma veramente l'impossibile per far sì che ogni cittadino abruzzese non si sentisse messo da parte o si sentisse in qualche modo abbandonato dalla Regione Abruzzo. Detto questo, io mi auguro che il 2021 possa essere un anno dove la Regione Abruzzo possa rialzare la testa e abbiamo bisogno che tutti quanti noi abruzzesi ci possiamo stringere in un abbraccio forte. Quindi per questo io vi auguro a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, un felice, sereno e santo Natale e un felice anno nuovo. Gli auguri di Buon Natale a voi e ai vostri cari, di riflessione, di vicinanza, di solidarietà verso i tanti che hanno sofferto in questo 2020 così difficile, ma anche gli auguri perché tutti insieme si possa ripartire con una grande alleanza tra istituzioni, comunità, cittadini. Insomma, auguri perché nel 2021 si possa superare tutti insieme questo 2020 così difficile. E tutti insieme si possa ripartire per ricostruire una comunità più solida, più solidale, migliore, tutti insieme. Natale è un evento di luce, è la festa della luce, di quella luce utile, indispensabile, necessaria ad indicare la strada a tutti gli uomini del mondo per un cammino di speranza, per un nuovo futuro di speranza. Ecco, io per questo Natale chiedo due doni particolari. La speranza e l'amore. La speranza affinché questo brutto periodo che stiamo vivendo possa aver fine il più presto possibile e quindi che si possa tornare tutti quanti ad una normalità, ad una quotidianità. Amore. Ogni volta che riempiamo il nostro cuore di amore è Natale. Il vero messaggio del Natale e che non siamo e non saremo mai soli. Buon Natale a tutti. Questa
quest'anno desidero rivolgere a tutti voi un augurio di Buon Natale e felice 2021, ancora più intenso ed affettuoso del solito. Questa importante ricorrenza in una fase di difficoltà e di incertezza deve essere soprattutto un momento d'amore che nel distanziamento fisico sappia trasmettere la fiducia in un domani migliore, diverso, di fraternità e di sorrisi. La tragedia umana che stiamo vivendo ci cambierà procurandoci tristezza e preoccupazioni, ma anche valori autentici e più profondi. Un grazie ai volontari, al personale sanitario, parasanitario, alle forze dell'ordine e di polizia, agli amministratori locali, ai lavoratori, agli imprenditori, a quelli che resistono e lavorano per garantire a tutti l'essenziale, a coloro che con fiducia, dignità e pazienza rispettano le restrizioni con responsabilità e rigore. L'Italia è una comunità forte che si rialzerà perché viaggerà unita, come sta facendo nella grande solidarietà. Un abbraccio virtuale, ma forte e di cuore, con l'augurio sincero di trovare dentro ciascuno di noi pace e serenità. Grazie. Siamo per gli auguri. Quest'anno con qualche difficoltà in più, anche io l'anno scorso ho avuto qualche difficoltà che grazie a Dio ho superato, però voglio stringervi tutti, perché stringervi virtualmente? Perché l'augurio che faccio è dopo la pandemia, dopo questo periodo tragico, questo periodo che ha visto anche la perdita dei nostri amici, dei nostri familiari, si superi e il nuovo anno e Santo Natale ci portino a breve la possibilità di darci un bacio, di abbracciarci e soprattutto di avere una grande ricchezza, la speranza di costruire una società migliore, più giusta. Soprattutto mi rivolgo ai giovani, partecipate a costruire una società migliore. Buon Natale a tutti, buon Natale come dicevo di speranza e auguro davvero un 2021 nel corso del quale potremmo tornare a non farlo virtualmente. Concittadini, io voglio in questo momento di difficoltà augurarvi dal profondo del cuore, a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale, gli auguri per un sereno Natale. Questo momento di grandissima difficoltà che riusciremo a superare solo grazie all'aiuto di voi tutti e di noi tutti. Lo stiamo facendo con la serietà e la determinazione che ci contraddistingue tutti indistintamente. Vi rinnovo l'appello a rispettare le regole, perché solo così riusciremo a sconfiggere questo momento di grandissima difficoltà. I nostri migliori auguri e più sentiti auguri per un sereno e felice Natale a voi tutti e alle vostre famiglie. Thank you.
cittadine. Siamo giunti a Natale, la festa dell'anno più sentita e più cara per tutti noi. Dopo la Pasqua, celebrare un distanziamento totale, vi confesso, non mi sarei mai aspettato di trascorrere nelle stesse condizioni, se non peggiori, anche il Natale. Nessuno di noi avrebbe immaginato di trovarsi in questa situazione inaudita e surreale. Noi, e così tutto il mondo, siamo obbligati a vivere in uno stato di prolungata emergenza, tra precauzioni sanitarie, distanze forzate, spesso anche nella confusione e nell'incertezza, a causa dell'invisibile, infine silenzioso Covid-19. Non dobbiamo lasciarci abbattere, dobbiamo invece essere sempre più forti, più coraggiose, con grande determinazione e fermezza andare avanti, con la viva speranza di sconfiggerlo. Il Santo Natale nell'intimità familiare, con la sobrietà e nell'essenzialità, sia traboccante di amore, di serenità e di gioia. Gesù Bambino ci protegga da ogni male, esaurisca le nostre buone intenzioni, ci doni la forza di non arrendersi mai e soprattutto tenga sempre accesa nei nostri cuori la speranza in un futuro migliore, più giusto e solidale. L'anno 2020, giunto alla fine, porti via con sé il grande bagaglio di sofferenze, di problemi economici e sociali, insieme allo sconforto e alla paura. L'anno nuovo segni un vero cambiamento nella nostra vita e sia finalizzato al benessere universale, improntato alla giustizia e al rispetto reciproco. A tutti, sentitamente, buon Natale e sereno anno nuovo. Ci apprestiamo a vivere le festività natalizie e quello di inizio anno. Un anno 2020 che sarà ricordato per la pandemia. Fermiamo però il nostro tempo, blocchiamo le lancette dell'orologio e pensiamo seriamente ad aprire il nostro cuore e far sì che il bambinello entri dentro ognuno di noi e ci riempia della vera gioia della vita. Così come ci invita Papa Francesco, evitiamo di lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare. Facciamo qualcosa per chi ha di meno. Non l'ennesimo regalo per noi e i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa. Tutto nella vita passa, momenti belli e indimenticabili, ma anche quelli tristi. Quello che resta è la consapevolezza che se avremo ascoltato la nostra coscienza, se avremo donato non solo ciò che è superfluo, ma soprattutto ciò che ci è indispensabile, se allontaniamo il consumismo, allora avremo accolto Gesù. Tanti auguri di pace e serenità per un buon Natale e per un anno di rinnovamento.